Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo... Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Mi ricordo neanche più come si fa un intro. Oggi è il 1° settembre, come sapete ormai da 4 anni a questa parte, per me settembre è silviembre. Uno, perché è il mese del mio compleanno, e due, perché per me settembre è gennaio per molte persone, cioè il mese dove tutto cambia, dove si fanno i fioretti per il nuovo anno, eccetera. Questo perché per me l'anno incomincia a settembre. Vuoi l'influenza della scuola, dell'università, vuoi il fatto che si ritorna dalle vacanze, si ritorna alla routine, ma insomma, per me in realtà l'anno va da settembre a settembre, non da gennaio a dicembre. Vabbè. Comunque, silviembre nasce con l'idea e l'intenzione di ispirare tutti voi a rendere questo mese il vostro mese. Quindi per me è silviembre perché mi chiamo Silvia, ma per Laura può essere lauriembre, per Geltrude può essere geltruiembre. Insomma, avete capito cosa intendo dire. La mia intenzione con questi video nel raccontarvi come dopo un periodo di pausa, ritorno alla mia routine, cosa faccio, cambiamenti della mia vita, è quello di ispirarvi e motivarci a vicenda in questa fase di cambiamento e transizione. Quindi rendete questo mese il vostro mese. Io adesso vi racconterò cosa ho intenzione di fare da settembre, quindi per questo nuovo anno. Allora, questo silviembre sarà molto diverso, molto particolare, perché ogni anno mi concentravo sul raccontare cosa volevo cambiare dal punto di vista degli allenamenti, dal punto di vista alimentare, focalizzandomi molto su queste macro aree. Poi il resto era tutta una conseguenza. Diciamo che in realtà quest'anno non è così. Dal punto di vista degli allenamenti sono molto soddisfatta con come mi sto allenando, come mi sono allenata finora a corpo libero, quando posso, quando voglio, quando ne ho l'opportunità, se ne ho l'opportunità, ascoltando molto il mio corpo, capendo quando mi sta chiedendo della pausa, quando mi sta chiedendo di spingere di più, e infatti in questo anno sento di aver trovato veramente un mio equilibrio dal punto di vista degli allenamenti. Soprattutto da quando siamo stati rinchiusi in casa, ho veramente trovato il mio spazio e la mia connessione con il corpo, quindi sono assolutamente soddisfatta dei miei allenamenti e non vorrei cambiare nulla, anzi voglio continuare così. L'unica cosa, che in realtà è una progressione, quest'anno punterò ancora di più sulla ginnastica acrobatica. L'anno scorso avevo iniziato facendo dei corsi di gruppo una volta alla settimana per capire anche se era ciò che volevo fare, e è ciò che voglio fare, quindi ho deciso di iniziare con delle sessioni private, un'ora allenamento one to one con una programmazione a lungo termine, con degli obiettivi specifici di trick, esercizi, movimenti da imparare ad eseguire. Ovviamente continuerò ad allenarmi in palestra, a corpo libero, a casa, dipende anche dalla situazione e da come prosegue, come progredisce il mondo. Anche dal punto di vista alimentare sento che ho trovato il mio equilibrio. Sto leggendo un libro sulla mindful eating e vi giuro non vedo l'ora di parlarvene perché mi ha veramente cambiato la vita. Questo mese di agosto è stato un mese molto bello perché ero con la famiglia di Jimmy e loro cucinavano per tutti e quindi qualunque cosa loro mettevano a tavola era quello che c'era da mangiare, quindi non ho praticamente cucinato per un mese e è stato veramente rinfrescante mentalmente, devo dire, e niente, voglio quest'anno studiare un pochino più a fondo la questione del senza glutine, perché come vi dissi tantissimo tempo fa e come vi ho spiegato numerose volte, io non ho mai avuto la certificazione della celiachia perché oltre all'analisi del sangue che io ho fatto, che dicono che ho la predisposizione alla celiachia, bisogna fare anche la gastroscopia con biopsia, che va a valutare lo stato dei villi e a certificare che sei
appunto celiaco, solo che per farla devi essere contaminato e io avevo tolto il glutine da già abbastanza tempo perché mi faceva star male e quindi non sono mai riuscita a farla perché dovevo reintegrarlo. Allora ho detto no, non voglio stare male per ottenere il certificato e basta. Solo che in questo periodo so di aver mangiato contaminato e non sono stata male, quindi voglio capire se la mia predisposizione genetica è solo un'intolleranza, è veramente celiachia. Insomma, penso che dovrò reintrodurre un pochino di glutine, ma voglio ovviamente affidarmi a professionisti, quindi magari su questo vi aggiornerò quando anch'io saprò che cosa fare e dove andare. Arriviamo al punto focus di questo Silviembre, questa breve e lunga intro. Voi sapete benissimo che io non sono affatto veloce e spiccia nel parlare, mi perdo in mille discorsi, come ad esempio questo. Comunque, il focus di questo Silviembre sarà la testa. Ho passato un mese molto difficile, o un paio di mesi molto difficili in realtà, soprattutto dopo un video che ho pubblicato qui su YouTube e tante critiche che ho ricevuto su Instagram, anche penso a seguito di quello. Ho deciso di prendermi un periodo di pausa dai social e pausa dal condividere sempre tutto ciò che faccio, e devo dire che è stato veramente rinfrescante per la mia mente. Mi sono connessa con me stessa, cosa che non facevo da tantissimo tempo, che forse non avevo mai fatto, e ho capito che ciò che importa veramente sono io, sono ciò che penso io, ciò che mi fa stare bene, e che purtroppo, dato il mio lavoro, dato la situazione in cui mi trovo, o comunque dato anche l'essere umano, spesso mi faccio molto condizionare dagli altri. Questi sono condizionamenti esterni che vanno anche a condizionarmi internamente e per paura del giudizio degli altri ho notato che compievo dei comportamenti che andavano bene agli altri ma forse non andavano troppo bene per me stessa. Insomma, tutti questi discorsi contorti per dirvi che il mio Silviembre e ciò che mi impegnerò a fare quest'anno sarà veramente liberarmi dal giudizio altrui, smettere di pensare in ciò che faccio a cosa ne penseranno gli altri, come mi giudicheranno gli altri, e semplicemente fare. Voi non avete idea di quante cose io non ho condiviso, non vi ho raccontato, non ho detto, non ho mostrato, per paura del giudizio degli altri, ma anche il giudizio che io avevo su me stessa, quindi il mio autogiudizio. Questo periodo di pausa mi è servito per capire qual era veramente il problema, ottenere consapevolezza di questa situazione e iniziare un processo di liberazione, perché io ho sempre guardato quelle persone un po' fuori dagli schemi con ammirazione, pensando a quanto vorrei essere loro, che se ne fregano veramente degli altri, si vede che sono felici. E sinceramente sono veramente dell'opinione che chi è felice è chi vive ascoltando se stesso, fregandosene di ciò che potrebbero pensare gli altri sui propri comportamenti, il che non significa non cogliere i consigli, le opinioni altrui, ma farlo consapevolmente. Quindi leggere e incamerare ciò che gli altri pensano, però dovrebbe farmi riflettere, ma non condizionarmi. Quindi queste sono un po' di lucubrazioni che io ho avuto in questo mese. Voglio raccontare ciò che faccio senza giustificazioni, senza avere paura del giudizio degli altri, perché è quello che in tantissime occasioni mi ha bloccata, e penso che se riuscirò veramente a liberarmi da ogni giudizio e pregiudizio, che tra parentesi anche pregiudizio che io ho verso me stessa, potrò veramente sentirmi libera. Quindi questo Silviembre, questo anno, sarà un lavoro sul mio carattere emotivo, sulla mia personalità, quindi non lo so, forse un Silviembre un po' diverso dal solito, ma secondo me super motivante. Io rispetto agli altri anni mi sento molto più motivata, molto più introspettiva, molto più connessa con me stessa, e spero di riuscire a trasmettervi questo e a farvi un pochino riflettere su questa cosa.
Basta, vi aggiornerò su tutte le altre cose, sul lavoro, quando ci capirò anch'io un pochino meglio, su tutto comunque e niente. Penso di aver detto tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, se siete eccitati per il vostro mese, per decidere questo mese di riprendere in mano la vostra vita e iniziare a curare l'anima, il corpo, quello che vi fa stare male, quello che non vi fa sentire connessi con voi stessi, dire basta, adesso questo è il giorno, il mese, l'anno 2020, che ci deve essere un cambiamento. Non so cos'era. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Non so, questa frase è stata veramente molto lunga. E non so come terminarla, comunque niente. Era da un po' che non facevo un video, mi siete mancati, ragazzi. E basta, chiacchiero troppo, quindi ora vi saluto, grazie mille. E niente, inizia settembre!